C'è chi dice che abbiamo messo soldi pubblici regalandoli alle banche. In realtà, come tutti sapete, si trattava e si tratta di salvare il risparmio, l'economia di interi territori e, per quanto riguarda le banche cosiddette di sistema, di evitare anche conseguenze di sistema. Altro che regalare soldi ai mariuoli. Lo abbiamo fatto con una frazione di quello che altri paesi europei, penso alla Germania, penso alla Spagna, penso all'Olanda, hanno speso per salvare le loro banche. Una frazione. Purtroppo lo abbiamo fatto in condizioni molto, ma molto diverse e molto più difficili. Perché, come sapete, nel 2013 le condizioni per il salvataggio di banche di sistema, di banche rilevanti, sono diventate molto diverse e ci hanno in qualche modo costretti a una dialettica interessante, continua con le autorità europee, che alla fine si è conclusa in modo molto positivo, anche se in Europa qualcuno ha criticato l'Italia di essere stata troppo, non so, abile nel negoziato. E in Italia qualcuno ha criticato il governo di essersi piegato troppo all'Unione Europea. Forse la verità è nel mezzo, cioè che abbiamo lavorato utilizzando le regole che c'erano con alla fine un risultato positivo.